Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo, al capitolo 14, dal versetto 13 e seguenti, leggiamo: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». Una sera in riva al lago ci sono 5.000 uomini con donne e bambini recatisi lì per ascoltare Gesù. Egli sente compassione per la folla. I discepoli, uomini pratici, vedendo avvicinarsi la sera, suggeriscono a Gesù: «Concede la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù comanda di non mandarli via e aggiunge: «Voi stessi date loro da mangiare». Due atteggiamenti opposti riassunti in due verbi: comprare o dare. Comprare, dicono gli apostoli, ed è la nostra mentalità: se vuoi qualcosa lo devi pagare. Non c'è nulla di scandaloso, ma neppure nulla di grande in questa nostra logica, dove trionfa l'eterna illusione dell'equilibrio del dare e dell'avere. In questo sistema chiuso Gesù introduce il verbo dare. Non dice vendete, scambiate, prestate, ma semplicemente date. Sul principio della necessità comincia a spuntare, a svilupparsi il principio della gratuità, l'amore senza calcolo, il dare senza aspettarsi niente. Il miracolo del pane comincia quando da mio diventa nostro, nostro pane quotidiano. Il pane per me stesso è una questione materiale. Il pane per il mio vicino è una questione spirituale. Dacci il nostro pane, diciamo nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, e non il mio pane. È bello quanto ha scritto San Basilio: se hai dato all'affamato, diventa tuo tutto ciò che gli hai donato, anzi, ritorna a te accresciuto. Come infatti il frumento che cade in terra va a vantaggio di colui che lo ha seminato, così il pane dato all'affamato riporta molti benefici. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.